Allora, vediamo un po', io spero che stia funzionando. Dunque, il cuore. Scusate, ma non posso fare nessuna pausa perché a meno un quarto devo scappare via. Devo essere al Bassano e mi ci vuole un attimo per arrivarci. Allora, il cuore. Questione di cuore. Allora, il cuore ha una contrazione che potremmo definire veloce, giusto? Rapida. Quindi ha bisogno di contrarsi con velocità. Cambia la sua velocità. È un muscolo involontario. Ma ci aspettiamo che possa rispondere a un qualche controllo nervoso, giusto? Ti mai visto il vostro amato laggiù? Ah, oddio! Batte il cuore forte forte, o anche il tipo con il coltello fa battere forte forte. Però insomma, però si può modulare, la velocità con cui batte il cuore, d'accordo. E questo cuore può essere anche molto veloce. Quindi vogliamo una contrazione rapida, e l'abbiamo già citato, ma ci aspettiamo un tipo di organizzazione intracellulare? Muscolo striato o liscio? Striato, ce lo siamo già detti, ma è così. Muscolo striato. Allora, ma cosa... Esatto, muscolo striato, mentre invece normalmente non l'abbiamo ancora citati, ma nei vasi sanguigni, quindi il cuore parte del circolo sanguigno, normalmente nei vasi sanguigni abbiamo trovato all'interno della parete che tipo di muscolo? Muscolo? Liscio. Liscio, ok? Non l'abbiamo ancora studiato nel dettaglio, ma sappiamo che c'è del muscolo liscio. E in che parte della parete? Dai, avevano dei nomi che dovrete sapere a brevissimo in un esame di istologia. Come si chiama? La tonaca? La tonaca intima è quella solo con l'epitelio e un po' di fibre elastiche. La tonaca media. Tonaca media, ok? Tonaca intima, solo l'endotelio. Tonaca media, che contiene le cellule muscolari. E poi una tonaca... Che dei termini qua arcaici che usiamo ogni tanto. Tonaca avventizia, che invece è fatta soprattutto di... Che tipo di tessuto? Muscolare, stavi per dire? No, dai, dillo. Può essere una cazzata, ma non è. No, connettivo. Ok, la tonaca avventizia è di fatto un tessuto connettivo, ma se ci pensate, tutti gli organi hanno, l'abbiamo visto per il muscolo, lo vedremo per altri organi, c'è sempre un avvolgimento connettivale, d'accordo, che racchiude l'intero organo. E i vasi, per piccoli che siano, sono dei piccoli organi, quindi anche loro hanno il loro involucro connettivale esterno, che chiameremo tonaca avventizia. Ok, allora il cuore in realtà vedremo segue, anche se con altri nomi, quindi non sono proprio la stessa cosa e anche strutturalmente sono diversi, però segue un po' questo stesso schema, lo schema di strati dei vasi sanguigni, anche perché di fatto sia evolutivamente che ontologicamente, quindi durante lo sviluppo, il cuore altro non è che un vaso sanguigno la cui parete, diciamo così, si modifica. Parte come un vaso sanguigno e poi ovviamente va incontro ad uno sviluppo differente. In realtà qui ve lo facevo vedere anche durante lo sviluppo, ma chi se ne frega. Comunque, diciamo, è questo parte dell'aorta, una parte dell'aorta durante lo sviluppo inizia ad ispessirsi parecchio, a ripiegarsi, quindi inizialmente è un tubo. Formerà più camere, ma tutto solo per questo ripiegamento di questo segmento dell'aorta. Poi si formerà un setto e via così.
Da lì avremo il cuore. Adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio di come avviene tutta questa storia, che al limite la vediamo in biologia dello sviluppo. Ok, però appunto è il ripiegamento di un vaso. Vedremo la struttura della parete, ci somiglia, ovviamente con una serie di specializzazioni che poi prendono una struttura a sé stante, autonoma, che è diversa da quella dei vasi, d'accordo. Ok, poi, altra particolarità del cuore, cioè particolarità, tra virgolette, dove sta messo, come sta? Allora, il cuore per me è modo di amo sfumare, le cose... togliamo i polmoni, dove... E a questo punto ci troveremo davanti... è un sacchetto fibroso di connettivo che si chiama pericardio. E questo c'è intorno a tutti i muscoli. Allora, a tutti gli organi. In realtà il pericardio rispetto ad altri contiene una sua specializzazione. Esiste una parte fibrosa, che di nuovo, come al solito, è la più esterna di tutte, ma esiste anche una parte sierosa, cosiddetta. Perché queste sono cose che vedrete poi in anatomia. A me interessa il lato istologico qua. E la parte sierosa è fatta da un epitelio. Perché vedete, contiene al suo interno una cavità piena di liquido, che è il liquido pericardico, appunto, ed è una specie di lubrificante. Il cuore si muove continuamente e rischierebbe di sfregare parecchio contro gli altri organi in quella piccola cavità. In più, appunto, lui si muove veramente continuamente e noi vogliamo che invece tutto sia... C'è questa piccola cavità con del liquido. Allora, ovviamente, le cavità sono sempre circondate, abbiamo detto, da un... epitelio, ok? Quindi anche qui troveremo un epitelio, quindi la parte più esterna del cuore, specialmente nei preparati, ci troveremo un epitelio. Si chiamano anche mesoteli, sono di origine mesodermica, ma insomma ci troveremo un epitelio più esterno e questo già si differenzia rispetto ai vasi sanguigni classici, in cui non troviamo questo epitelio all'esterno. Ok, però insomma qui sono dettagli, se volete, quindi c'è la, quindi facciamo un carotaggio qua, prendiamo un carotaggio del cuore e vediamo un po' com'è fatta la parete, che è poi la cosa che ci interessa. Quindi una parte fibrosa esterna di tessuto connettivo che sarà denso e regolare o irregolare? Vediamo un po'. Chi vota per irregolare alza la mano. Da dove arrivano le contrazioni? In che direzione vanno? Sono sempre nella stessa direzione come un muscolo? No. Pensate al tendine? No. Quindi ci vogliamo un connettivo adesso, ma irregolare. Ok. Quindi irregolare, poi abbiamo questi due epiteli con la cavità e il liquido in mezzo, e poi abbiamo la parte che vedremo adesso più nel dettaglio la prossima volta, che è appunto la parete del cuore. Tutta questa parte si chiama epicardio, e tutta la parete invece piena di cellule muscolari, in questo caso non saranno lisce ma saranno appunto striate, che chiamiamo invece miocardio. Sempre mio, tutto mio. Ok, e poi ovviamente nella parte più interna, come in tutti i vasi sanguigni, qui c'è una cavità e le cavità le ricopriamo di un endotelio. Ok, quindi sarebbe un epitelio.
la cavità dei vasi si chiama endotelio, in questo caso lo chiamiamo endocardio, ma ci somiglia molto agli endoteli degli altri vasi, almeno per quello che interessa a noi. Allora, muscolo cardiaco, quali sono le caratteristiche? Ci buttiamo un occhio veloce a un preparato, 5 minuti, vi segnate due cosette e poi le vediamo meglio domani. Ah no, ma domani abbiamo di nuovo lezione. Ma è faticosissima questa cosa, ma come faccio? Ma anche voi? Avete istologia domani? Tour de force! Oplala! Allora, buttatemi solo un occhio a queste cellule. Anzi, vi do anche i compiti a casa, se no non finiremo mai. Buttateci un occhio a casa a queste cellule. Adesso ve lo carico. Come sono? Aspetta, prendiamo queste qua che sono più chiare e poi vi spiegherò perché sono più chiare. No, anzi no, aspettate un po'. Guardiamolo. Ok, lo vedete? Questo è il cuore? Ci siamo tutti? La cavità del cuore è qua. Questa è la cavità del cuore. Questo è il setto. Ne abbiamo solo mezzo di cuore qua. Credo il sinistro, boh, non lo so. E questa è la parte più esterna. Quindi, qui abbiamo detto che troveremo un... Non è che si veda tanto bene, in effetti, si è un po' strappato qua. No, non si vede quasi più. Cosa c'è nella parte più esterna? Abbiamo detto un... No, quello è il più esterno di tutti, qua non c'è proprio. Il pericardio viene via. Quindi qui abbiamo subito, altrimenti avreste dovuto vedere una cavità che non si vede. La cavità è qua. E l'endotelio non si vede un granché, il mesotelio. Eccolo qua, no, qui si vede. Oh, qui ne è rimasto un po'. Vedete? Questo è un epitelio che circonda la cavità. Al di sotto dell'epitelio, del tessuto... Questo è connettivo, però l'adiposo fa parte del connettivo, giusto? Che bel pannicola di adiposo. Questo in realtà anche lui ammortizza. Guardate quanto bel grasso. Non è tutto così il cuore, ma in molti punti sì, c'è molto grasso. È un cuore grasso. Un cuore grasso, grasso. Basta. Ok, e poi però invece, passato questa parte, diciamo così, di connettivo, che poteva ricordare la tonaca avventizia dei vasi, tra la parte esterna e la parte interna avremo, come l'abbiamo chiamato? La parete muscolare del cuore l'abbiamo chiamata? Miocardio. Esatto. E vediamolo un po'. Vi faccio vedere solo due cosette veloci, no, mi devo già andare. Allora, che cosa notiamo subito di differenza con il muscolo striato scheletrico? Allora, guardate un po' le singole cellule. Questa, 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 no? Dove sono i nuclei? Centrali. Ci sono delle cose più in giro, ma questa cosa qui non è di una cellula muscolare, sono altre cellule. Quando, quindi le cellule sono grosse, non è una cellula normale, con il suo nucleo, un po' di citoplasma. Qui il citoplasma è parecchio, ok? Confrontate il nucleo con il citoplasma, ce n'è parecchio. Però appunto hanno il nucleo in mezzo. E qui come era tagliato? Come erano tagliate? Trasversalmente. Andiamo in un punto in cui invece siano tagliate longitudinalmente, così le vediamo un po'. E che queste sono delle particolari, volevo beccarne una. Scusate un attimino. No, vanno bene quelle, dai. Vanno benissimo queste. Ok, quindi il nucleo è centrale,
E poi, però, dunque, cerchiamo di capire, si tratta di fibre lunghe, riconosciamo singole fibre? No, ok. È una specie di grande massa, tutta intrecciata, e riconosciamo anche queste lineette più spesse, le vedete? Ok. In realtà forse ve l'ho già detto, queste sono fibre lunghe o sono singole cellule? Sono, diciamo, sì, cellule singole, non nucleate. Ve l'ho già detto, no, ve l'avevo detto. Nel cuore, o comunque le cellule cardiache, muscolari cardiache, sono cellule singole, sono singoli elementi cellulari. Ce l'abbiamo qua l'immagine. Vediamo se c'è, eccola qua, per esempio, sono singole cellule unite tra di loro, testa coda, a formare qualcosa che assomiglia ad una fibra. Quindi vediamo delle fibre, però sono fatte da più cellule, e in più vediamo anche che la singola cellula si può unire a più altre cellule, non sempre solo a una. Quindi non è un trenino conga, ma ci sono delle, quelle che noi chiamiamo anastomosi, cioè singole cellule possono unirsi anche ad altre cellule a formare più una rete, un reticolo, in cui tutte le cellule sono intrecciate tra di loro. E ci sta, se immaginate come si contrae il cuore, ok? Noi dobbiamo stringere una cavità, c'è una cavità centrale e ci dovrà essere una forza che stringe, che la rende più piccola. E questa viene ottenuta in questo, appunto, intreccio di fibre fortemente anastomizzate. Ok, dai, l'introduzione ve l'ho fatta, domani pam pam, veloci facciamo questo, è il muscolo liscio, così vedo se riesco a iniziare il sistema nervoso già domani. Oh, bravo.